Buongiorno, oggi è venerdì 8 dicembre e io mi sto mettendo a finire di editare il vlogmas che è già uscito e lo voglio accorciare perché sennò è troppo lungo. Nel mentre c'è Massi che sta ancora dormendo e lo lasciamo dormire, così dopo magari anche con lui faccio colazione. Quindi adesso mi metto a fare questa cosa. Quindi niente, mi sono svegliata, mi sono cambiata, ho portato Zaretta, lei ha già mangiato e adesso faccio questo, poi si vedrà. Massimino, c'è l'onore. Sabato di oggi è 6, no, oggi è 8. Questo, madonna, è minuscolo. Io mi aspettavo qualcosa di più grande perché è festa. Invece c'è l'ovetto squallido verde. Mio. Tuo, va bene. Allora, con Massimino abbiamo visto due puntate della serie Odio il Natale su Netflix. Com'è? Come si può dire? È molto leggera, è un po' stupidina, come dice lui, però è molto molto carina. A me piace, mi fa ridere. Nel mentre sono arrivati tre pacchetti totali. Uno che non posso sapere cos'è perché è il mio regalo d'anniversario, che Massi ha preso per me. E due, ora ve li faccio vedere. Allora, uno avevo ordinato il tappeto per il bagno perché volevo che fosse più grande, perché almeno così quando si usa il lavandino ci laviamo le mani. Si chiude. Ah! Vabbè, insomma, quindi ne ho preso uno un pochettino più grande da Temu al posto di quello, che poi comunque li posso anche cambiare, così quello almeno lo lavo. Però ecco, l'ho preso principalmente per tenerlo un po' più in mezzo alla sala, insomma. Alla sala, si può dire la sala? Di certo non è una sala da bagno, come dicono, a casa a prima vista, vabbè. Ti piace? Anche a me si piace. Un po' morbido. Allora, mentre di là c'è Massi che canta, come potete sentire, io vi faccio vedere l'altro pacchetto invece che è arrivato, quest'altro da Shein. Mi servivano delle cose e quindi ne ho ordinate poi un po' di più. Allora, vi spiego al volissimo. Noi praticamente in bagno io ho tre set di asciugamani, ok? Con i loro coordinati, che hanno quindi l'asciugamano grande, l'asciugamano per il bidet, un asciugamano un pochettino più spesso che serve a mettere a terra dopo la doccia, post-doccia, e in più io ci ho messo l'asciugamano per i capelli per quando esco dalla doccia e un asciugamano per il viso per quando faccio skincare. Ovviamente vanno puliti e lavati questi, quindi io ogni settimana li cambio. Il problema è che su uno di questi mancavano un asciugamano per terra posto doccia e un asciugamano per il viso, quindi ne avevo due e due, quando a me me ne servivano tre e tre, e quindi mi servivano questi e li ho comprati. Questo è praticamente l'asciugamano per terra, non è grande come quegli altri, ma lo sapevo perché c'erano scritte le misure, però va benissimo, è molto morbido. Cioè, a me mi serviva un asciugamano da utilizzare solo per quello. Questo invece è l'asciugamanetto, che anche questo è più grande di quelli che ho, però va bene lo stesso per il viso, così almeno da fare la coppia e da cambiarli e lavarli più spesso. E poi in più questo, che praticamente ti dovrebbe andare a rimuovere lo smalto, quello semipermanente, quando lo fai si mette sopra, boh, vedremo. Mentre quest'altro è un colore nero brillantinato. Ed infine poi ho preso questo per il cellulare perché mi serve, perché l'altro mi si era completamente rotto, sperando che poi funziona. Esatto, per fare una cosa così. Niente, spaghettini con pomodori secchi e pistacchio. L'1% di pistacchio, da specificare, perché sembra che ce ne sia tantissimo, invece ce n'è pochissimo. Buon appetito! Ci stiamo preparando, io già sono a metà dell'opera, per andare dalla sorella di Massimiliano e ci mettiamo a fare l'albero. Gli diamo una mano con gli addobbi, insomma. E poi vengono anche i suoi genitori, facciamo una cena a casa della sorella di Massi. E quindi stiamo preparando, molto easy. Cioè, anzi, in realtà volevo mettermi un po' più col maglione a collo alto, i capelli tirati, su, truccata, ma mi sa che ci ripenso e vado semplicemente così. Quindi con un jeans a zampa, le Vans, maglioncino nero, capelli sciolti, senza trucco, così non pensa a niente. Quindi mi sto mettendo le scarpe. Così adesso porto Zaretta, vero? E gli facciamo fare una passeggiata anticipata perché stiamo per uscire. Cioè, oddio, Massimiliano deve ancora uscire dalla doccia, quindi no. Sono le 5, quindi lei più tardi di solito va a fare la passeggiata di un'oretta, quindi gli anticipiamo e poi vediamo se ha bisogno, stasera la riportiamo a spasso prima di fare le ninne. E nel mentre abbiamo visto Casa a Prima Vista, siamo stati un po' a letto a farci le coccole così e abbiamo giocato un po' con Zarettine. Ho messo un po' di fodine qui, nostre finalmente, cosa che volevo fare. Non sono tutte quante, ce ne saranno da mettere altre, da vederle, però intanto almeno così se scorre ci sono le nostre foto ed è carino. Quindi andiamo a fare la passeggiata, dai. Ah, tu dimmi adesso se puoi stare in questo modo, eh?
Ma in questo modo si sta? Mettiti bene sulla cuccia. Direi che è proprio giunto il momento di aprire il... Vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Alleluia! Finalmente! Guarda che c'è, Bu. Questo lo dividiamo. Bello, buono! Cosa propone oggi lo chef? Cacio e pepe con tocchettini di guanciale. Ti piace la descrizione? Crispy guanciale. Crispy guanciale, dice lo chef. Buon appetito! Buonasera con la tosse di Massimo. Siamo stati al parco con Zaretta, ma mi sono scordata a prendere la GoPro. Adesso stiamo andando invece al laghetto dell'Euro, che ci stanno i mercatini di Natale, così a farci un giro. E poi andiamo al compleanno di mia cugina, che sta più o meno lì, insomma, quella zona, anzi, un po' più lontano. Però almeno così ci avviciniamo un po'. Zaretta è rimasta a casa perché non può venire, cioè non la voglio portare in mezzo al casino delle bancarelle, bambini, altri cani legati, no, non mi sembra il caso. E poi comunque dobbiamo andare poi a casa di zia, quindi no. Vi volevo far vedere il tramonto, che è bellissimo, ma siamo arrivati in un punto che adesso non si vede, quindi tocca aspettare. Lo troveremo. E poi c'è Massi che guida. Ciao amore. Buongiorno a tutti. Ieri abbiamo fatto tardi, ma non tardissimo, tipo mezzanotte e 20, una cosa del genere. Il problema è che ieri la festa mi è venuta in mal di testa. E io speravo con tutta me stessa che mi passasse, e invece niente. Quindi ora faccio una bella colazione, così poi mi prendo qualcosa. Perché a me il mal di testa veramente mi blocca, non riesco a fare niente. Che vi volevo dire che ieri, quando siamo andati a questo Christmas World al laghetto dell'Eau, un po' un flop, perché c'era tanta gente e pochissime bancarelle di Natale. Io volevo le bancarelle di Natale per poter comprare qualche pallina, perché il nostro albero secondo me è un pochettino spoglio. Cioè in realtà sta bene, però vorrei fosse più pieno, mi piacciono più pieni gli alberi, no? E quindi Massi è stato carinissimo, perché io in realtà volevo andare da Maison du Monde, perché so che hanno delle palline bellissime. Quindi è stato carinissimo, perché mi aveva visto un po' giù di morale, perché c'era troppa gente, c'era confusione, mi stava venendo il mal di testa già, e non ho trovato quello che cercavo. È stato carino perché così ha preso e mi ha portato da Maison du Monde lì al centro commerciale, che è vicino, e poi siamo andati a questa festa e abbiamo comprato delle palline che dopo vi faccio vedere. Carinissime, lui è stato carinissimo. Niente, siamo stati alla festa di mia cugina, un po' la caciara come al solito da noi, ma mi piace per questo. Solo che ieri già stavo un po' stanchina e quindi mi è venuto il mal di testa. Quindi adesso faccio colazione, sperando che mi passi. Apriamo il calendario. No, a nessuno. No, ma dopo me lo mangio. Allora, buon salve, piccolo aggiornamento. Sono dai miei. Sono nella mia vecchia cameretta, qui dai miei genitori. Pranzo ormai domenicale lo passo principalmente con loro, perché sennò starei solo a casa, visto che Massi la domenica lavora. E quindi sto qui a casa loro. Ci siamo fatti un bel pranzetto e tra poco andiamo a fare un po' di shopping natalizio per qualche regalo, eccetera. E vi faccio vedere l'albero che ho fatto l'altro giorno con mia mamma. Il suo è immenso rispetto al nostro, però molto carino. Buonasera gente, io sono appena tornata da casa dei miei insieme a Zarettina. Mo le do la pappa, però prima vi faccio vedere le altre cosette che ho preso. Allora, innanzitutto sono dovuta andare a comprare un pochettino di cose essenziali, come la cena di questa sera, il latte che era finito, e visto che erano in offerta anche le gocciole. Però ovviamente quello non fa parte dello shopping natalizio, che poi in realtà io di natalizio non ho comprato niente. Ho preso innanzitutto questo, che quando l'ho visto ho adorato, da Teddy. Appena l'ho visto ho detto ma è bellissimo, cioè stupendo, mi piace un sacco. Poi ho preso dello scotch, questo qui a 2 euro,
accendi questo qua per le candele principalmente, in realtà, visto che il nostro si è consumato a 1 euro, l'ho preso. Poi ho dovuto comprare del nastro tipo quello americano, che è un po' più resistente per tenere il filo delle luci di fuori, perché se piove ovviamente si bagna. Ed infine ho preso una cosa che dovrebbe essere un regalo, ma tanto questa persona non guarda i miei video, quindi va bene, che è questo qui. E ho pensato io di prenderli in più anche queste, che poi vanno o da un lato o dall'altro, e decide lei come mettersele. Potrebbe essere carino, magari li taglia un po', li fa più corti. Questo è quanto. Here on Christmas Day, with no one else, I'd rather be. Buongiorno, ormai è quasi ora di pranzo in realtà. Oggi è una giornatina un po' bruttina fuori, nuvoloso, e poi non mi va più l'aspirapolvere. E io sono un attimo in crisi, non so il motivo preciso, sinceramente, credo sia, non lo so, cioè inizia la spazzola a girare e poi si ferma, quindi dovrò portarla in riparazione. Uffa, un'altra cosa che si aggiunge alla lista. E niente, stessi panni, adesso mi rilasso un po', ho messo anche sulle lavastoviglie. Adesso volevo aprire il cioccolatino con voi, il mio calendario dell'avvento. Ah, tra l'altro oggi io e Massimiliano facciamo 3 anni, un sacco. Cioè, un sacco, ma anche poco. E mi son volati veramente. Lui al momento per il lavoro, io dopo dovrò andare dai miei genitori, insomma. E quindi oggi non ci vediamo fino a stasera. Infatti stasera dovremmo uscire a cena per festeggiare, poi ci scambiamo i regalini che ci siamo fatti a vicenda. Non vedo l'ora di scoprire un suo regalo, perché poi gli altri ce li siamo sempre spoilerati in qualche modo. Io vorrei evitare questa cosa negli anni prossimi. Vediamo. Comunque, ecco qua, numero 11. Forse è esatto, buono. Yeah. Geniale. Chi inizia? Tu. Inizio io a scartare. Sì. Bene. A me mica lo apre come dovresti aprire. Ma che enorme. Vabbè. Vai. Ti piace? Allora non ho messo questo però. Perché Roma? Pensavamo a Roma. Comunque no. Che non aspettavo così grande. E là avevamo quello piccolo uno per uno, poi abbiamo preso quelli e ho detto che magari facciamo un esame nostro. Bello! Ah, tutte e due le parti. Così quando tu lo leggo anche io, e è come se io lo stessi dicendo a te e tu lo dici a me. Aspetta. Bello! Ha letto qualcosina molto carino. È carino? Sì. 101 attività per momenti indicati. Carino però, perché poi dentro io non l'ho visto. Tipo, sì, ci vuole la prova. Fare. Ah, questo lo sapevo. Fare una gita a barca insieme. Quando? Dove? Come andate un po' dall'esperienza? Ah, vabbè, questo è facile. Mangiare? Insieme ad un fast food. Oh, carina, la gita insieme. Bella amore, trilogi di diamanti, oro bianco, questi sono tre diamanti. Ma davvero? Ma grazie, ma è bellissima. Questa è certificata. Ma non me la levo più questa. Bella, grazie. Grazie. Grazie amore. Vediamo il calendarino, oggi è 12, no? La conferma di Massi. E questo è per te. Così ce l'ho bene. Allora, sono passato un pochettino di orette, ma non mi voglio far vedere perché sto in delle condizioni scene. Ho praticamente sistemato e fatto tutta casa, lavatrici, cose così. Ho mangiato e adesso, mentre come sottofondo ho la TV, sto finendo questo, che come potete vedere mi manca soltanto questo pezzettino qui. Quindi oggi lo andremo a completare e lo appenderemo, se riusciamo. E in più, questa mattina mi è arrivata un'altra videocamera tapo che ho messo qui nel mobiletto. Quindi mi sono occupata anche di questa, a settarla, montare e tutto il resto. Ci è voluto un po' perché non mi ricordavo la password, quindi ne ho tentate di tutte, e perché così almeno quando Zaretta rimane in casa, sta lì a dormire, la possiamo controllare, perché ogni tanto fa la furbetta e sale sul divano. E niente, vi volevo aggiornare. Finish! Adesso lo metto nella cornice e vediamo se riesco. Credo che dovrò tagliare proprio vicino al bordo, quindi vediamo.
pray for peace on this Christmas night. Fa-la-la, fa-la-la. Ecco ciò che succede al rientro di ogni passeggiata, dove poi ha piovuto, vero? E dobbiamo farci la pulizia. Prima la scivatura. Che bravo, Tiara! Prima zampotta, la codona, seconda zampottina posteriore, prima zampottina anteriore, seconda zampottina anteriore. Ma come sei brava! Scusami, mi ritarda. Luci, Sara, ho finito i tuoi biscottini. Uno. Andiamo a comprare i biscottini per Sara. Volevo farvi vedere poi che l'ho appeso. Ho messo in questa parete, perché questa per me è la parete delle creazioni. Questo l'ho fatto io, quelli massi, questo insieme, questo io. Quindi ci sono tutte le cose un po' più artistiche così che ci vengono fuori. E l'ho messo quindi qua. E poi ho anche appeso questo qui in questa parete, solo lui, principale. Ma se ci vuole mettere una fotina nostra qui, mo vediamo. E volevo farvi vedere che ho appeso anche lui. Un po' più qua, perché come vedete qua, tra l'altro dalla videocamera si vede meglio, tutta l'ombra del lampadario. Buonasera, sono a casa soletta insieme a Zaretta. Passi questa sera dopo lavoro è andato al cinema insieme tra l'altro a mio cugino e mio zio a vedere Napoleone. Napoleon, non so com'è il titolo preciso. Però è un film che a me probabilmente non piaceva, quindi gli ho detto no, io passo, grazie, sto a casa. E quindi sono rimasta a casa. Mi sono fatta la doccia, ma per iniziare a fare la doccia la caldaia ha fatto un sacco di capricci, quindi ho dovuto spegnere, accenderlo, un casino. E c'era, mi sono presa il Mac, c'ho i capelli un po' umidi, adesso devo andare a finirle di asciugare perché il tizio è arrivato praticamente mentre mi stavo asciugando i capelli e quindi li asciugo un pochettino meglio proprio qui alla testa. Volevo farvi vedere un po' dove sono arrivate, è molto carino. Ho cominciato a mettere nel vaso e secondo me ci sta bene. Buongiorno, oggi vado un bel po' di fretta, infatti sto andando da casa dei miei genitori perché hanno bisogno insomma di me. Quindi niente, vado via, in realtà torno oggi pomeriggio, quindi oggi è una giornata bella piena. Però prima di andare volevo aprire al volissimo il calendario. Dici, eccolo qua. Oh, il nostro bello ovetto che però dividerò questa sera con Massimino. Ring ring, the Christmas bells ring ring. Ultimo giorno di questo vlogmas. Sono contenta di star a registrare, ma ogni tanto mi dimentico e ogni tanto invece ne faccio troppi, tutti insieme di video nello stesso giorno, intendo. È mattina, ho portato Zaretta, abbiamo fatto colazione, già tutto quanto, sto a buon punto. Adesso se si vede un pochettino dietro devo sistemare. Sara vuole giocare con la palla. Andiamo un po' fuori allora a giocare con la palla, dai. Vai! Quindi adesso gioco un po' con lei, ma poi mi metterò, ecco, a sia montare il vlogmas, perché devo continuare, e a sistemare un po' a casa, appunto. Che ho sistemato tutto, apriamo il calendario. Oggi è 14, sarò in piccolino, eccolo, infatti. E infatti l'ovetto, questi in realtà li sto conservando e li sto mettendo qua dentro. Adesso in realtà volevo finire questo qua, perché mi mancano ancora un po' di fiori e mi rilassa, quindi mi andava di fare questo al momento. E poi mi metterò a montare il video. Christmas bells ring ring, swinging my shopping bag, singing. Completato!
È molto molto carino. Mi piace anche dentro al vaso così, questo qui devo dire. Che adesso non so precisamente dove metterlo, quindi per ora rimarrà qua sul tavolo. In realtà già ho in mente un'idea su dove poterlo mettere, ma devo aspettare una cosa che ho ordinato. E devo aspettare Natale, perché è un regalo che ci devono dare, va messo lì sopra. E poi ci sarebbe spazio in quel punto, mettiamola così. Quindi per ora però rimane qua dove stava, quindi... Molto molto carino.